opportunità che mi portano ad andare in mediazione. Non esiste una strategia legale che possa, esiste una strategia, può esistere una strategia legale che possa portare l'amministratore ad andare in mediazione e fare di tutto per non trovare l'accordo. Questo è un altro discorso. Cioè, attenzione, un conto è la strategia di andare in mediazione e poi di valutare che mi conviene un mancato accordo che un accordo. Questo è un altro, è tutto un altro discorso. Tutto un altro discorso. A me è capitato di avere in una coeredità di 17 coeredi, il coerede che da 20 anni viveva nella villetta di famiglia, che nel seminterrato ci ha messo la sede del suo laboratorio e la sua attività professionale, che nel piano dove abitavano i genitori vive e ha sempre vissuto, e adesso che i genitori non ci sono più, gli altri 16 gli dicono: esci, paga l'affitto, rileva. Lui dice: guarda, se io riesco con una bella causa a stare dentro 8 anni, ne ripariamo fra 8 anni, anche se dovessi perderla, perdo meno che pagare 8 anni di affitto della casa e del laboratorio. Questo ragionamento all'interno di una procedura di mediazione non è privo di senso. È privo di senso quello che non va in una procedura di mediazione. Perché nel giudizio otterrebbe comunque di portare a casa quel risultato, magari di rimanere dentro degli anni, ma con la certezza, o meglio, una più elevata probabilità di addebito di spese legali processuali. Mentre invece andando in mediazione magari perdo la causa, ma ammorbidisco il rischio di avere la totale condanna alle spese legali e processuali. Questo per dire come non esiste mai un motivo per non farlo, ed è meglio tentare una consulenza tecnica, anche di tipo tecnico puro, oltre che tecnico contabile. Perché se emerge, ad esempio, da una consulenza tecnica pura, come mi è capitato, vizi e difetti di costruzione, facciamo la consulenza tecnica in mediazione sulla conformità normativa della centrale termica. Emerge che il progettista ha dichiarato il falso perché nei progetti in comune la centrale termica è sul tetto, ma siccome durante il percorso l'amministratore, scusate, il costruttore ha deciso di annettere i tetti agli appartamenti dell'ultimo piano e fare attici con superattico, l'idea era lasciare una servitù per la centrale termica, cosa ha fatto? Portato le caldaie, l'ha messa in cantina, ma per metterle in cantina doveva depotenziarle, non potendole depotenziare, perché altrimenti i rapporti alluminati non c'erano. Non potendole depotenziare, cosa ha fatto? Non ha dichiarato che erano sul tetto, le ha spostate in cantina, ha dichiarato una potenza inferiore della centrale termica. Progettista, costruttore, perché in quanto committente è comunque responsabile, direttore lavori, assertore, infine lavori della conformità, con responsabilità penali, civili, tutti chiamati intorno al tavolo della mediazione, con il rischio di segnalare in Camera di Commercio per l'idraulico la falsa dichiarazione e perdere all'ordine dell'ingegnere il progettista e tutto quello che ne deriva. Che cosa è emerso in mediazione? La totale disponibilità conciliativa di queste persone. Invece in giudizio le avrei massacrate, e non è detto che una volta massacrate ritornassero ad essere conciliative, visto che oramai ho perso l'abilitazione ad esercitare all'interno a fare l'idraulico. E cosa faccio? Mi hai massacrato, vado avanti fino alla fine, e alla fine poi agisci contro la mia SRL S, la mia SRL S a un euro, agisci contro la mia SRL S a un euro. Cioè, avete capito il tema della mediazione? È veramente un tema straordinario. Però affrontata ci vuole passione, no? Perché a volte uno dice un incontro, tre incontri. Più passano gli incontri e il compenso per i mediatori non cambia. Si fraziona in ogni incontro. Cioè ogni incontro il mediatore sa che sta guadagnando meno dell'incontro precedente. Chiudere un incontro e chiudere 10 incontri vuol dire guadagnare un decimo o il 100%. Quindi noi abbiamo tutto l'interesse ad accorciare i tempi della procedura. Non abbiamo nessun interesse a che questa cosa finisca altrove, perché se il geometra dell'Ulisse viene chiamato come tecnico per le tabelle millesimali, non potrebbe essere poi incaricato per fare le tabelle millesimali se non in accordo esclusivo di entrambe le parti. Gli avvocati o i tecnici che partecipano alla procedura non possono avere nessun interesse nel suo giudizio, quindi non esistono riserve mentali in capo all'organismo di mediazione e in capo a tutti i soggetti che l'organismo di mediazione incarica, ma soprattutto emergono durante la mediazione quelle leve. Quel costruttore che dice non me ne frega niente di voi, fatemi causa, il rischio che non possa più esercitare o che finisce in un procedimento penale per falsa dichiarazione, dice no guarda, allora
Chiamo il progettista che è gratis di fare il progetto, lì deve essere sfuggito, credo che al posto di un 8 hanno scritto un 3, avranno sbagliato, adesso ci mettiamo una pezza, per metterci una pezza bisogna allargare la centrale termica, per fare questo bisogna comprare la cantina del dottor Caruso, allora chiamiamo il dottor Caruso in mediazione, il quale dirà se mi dai 30.000 euro la cantina che ho comprato a 5.000 euro io te la vendo, troviamo la soluzione. Il dottor Carullo in giudizio non potrà mai essere obbligato dal giudice a vendere la sua cantina. Non esiste lo l'esproprio a beneficio dei privati, no? Un altro... Per il momento, magari tra poco. Se posso fare un altro esempio, sempre in mediazione, è realmente capitato, una delle primissime consulenze che ho fatto in mediazione. Ristorante che non paga le spese condominiali perché ritiene che i suoi millesimi sono elevatissimi. Parlavamo di 15-20 mila euro di spese condominiali arretrate perché nel frattempo hanno cambiato amministratore, eccetera, eccetera. L'amministratore avvocato porta da noi la mediazione, vengo chiamato. Il problema era quanto mi dai le spese condominiali, quando mi paghi le spese condominiali, però già che siamo qui vediamo questo discorso dei millesimi. Effettivamente con i loro consulenti mi è capitato quello che è legato al mercato immobiliare, no? Cioè i negozi al piano terra, i coefficienti di rivalutazione dei negozi al piano terra 30 anni fa, ma questo era un condominio forse di 50 anni fa, venivano i metri quadrati venivano raddoppiati, cioè il coefficiente era circa 2 perché effettivamente i negozi valevano circa il doppio della paglia degli appartamenti. Oggi non è più così, in quella zona soprattutto i negozi avevano più o meno lo stesso valore degli appartamenti. Bene, con la consulenza tecnica d'ufficio in mediazione e con il contributo delle parti dei loro consulenti abbiamo rifatto la tabella millesimale, il credito del condominio verso questo condomino è ovviamente diventato molto inferiore, l'hanno capito anche gli altri, anche i condomini, hanno capito che comunque la differenza di questi millesimi sarebbe stata di più del 20% e quindi avrebbe avuto tutto il modo di tutti gli strumenti per poter rifare la tabella millesimale, e hanno risolto una situazione che il tribunale avrebbe innescato a cascata una serie di problematiche non indifferenti, con il problema anche del ristorante che erano due unità immobiliari e che non si erano mai accorti che la somma delle due unità immobiliari in realtà non erano i millesimi indicati nella tabella millesimale, no? Ecco, quindi questo. Con riferimento a questo, immaginate vendere l'immobile uno degli altri appartamenti che al momento del rogito